La più cordiale buona giornata a tutti, anzi per meglio dire buona serata, amici appassionati di atletica, in particolare di corsa su strada. Siamo con le immagini e sicuramente tanti di voi avranno riconosciuto la chiesa parrocchiale, il bellissimo campanile adiacente. Siamo, dicevo, a Torre de Roveri, dove la società sportiva dilettantistica Running di Torre de Roveri organizza questa 12ª edizione della corrida di San Gerolamo. Il patrocinio è quello del Comune di Torre de Roveri e naturalmente anche di tutti gli enti preposti a questa manifestazione, sia sportivi che non. Allora, innanzitutto qualche precisazione: noi già da alcuni anni seguiamo questa gara proprio perché il percorso è molto bello e soprattutto proprio perché è vicino a casa nostra. Torre de Roveri, se vogliamo, è un po' una continuità, una continuazione, ecco, per meglio dire, della Valle Seriana. C'è questo raccordo che porta verso Seriati. E allora, insomma, eccoci qua a seguire ancora questa gara e soprattutto a parlarvi anche di quello che sarà questa gara regionale per ragazzi, cadetti, allievi, junior, promesse, senior, eccetera. Mentre sarà provinciale per gli esordienti, però la prova è valida anche per il campionato provinciale master maschile e femminile. Insomma, davvero di tutto un po'. Intanto iniziamo con la categoria femminile delle esordienti. Sono già partite per loro da compiere esattamente due giri di un tracciato, quello corto, il giro corto che misura 450 metri, il giro lungo invece sarà un pochettino più lungo e più impegnativo, ma lo vedremo certamente più avanti. Allora, intanto noi vi diciamo subito che abbiamo due telecamere per seguire questa prova. Questa è la seconda telecamera, quella in giro sul percorso, mentre fra poco entrerà in funzione quella che dovrà riprendere e la partenza, il passaggio nei pressi dell'arrivo e poi naturalmente anche gli arrivi. Per quanto riguarda le femminucce, le vedete già in gara, le esordienti non sono tantissime, però sicuramente ci sono delle ragazze delle quali sentiremo parlare, questo è anche il nostro augurio, sentiremo parlare ancora. Sono in 25 e dunque fra poco andremo a vedere. Qui abbiamo visto il primo passaggio, eccolo qua, il primo passaggio per la verità con la prima telecamera, quella sul traguardo proprio a fianco della chiesa parrocchiale e, come dicevo, del bel campanile di Torre de Rovere. Qui ci sono le società, proprio tutte le società della nostra provincia, a partire dalla Polisportiva Bottanucco, dalla Torre, presente con davvero diversi atleti, l'Atletica Valle Brembana, il GAV Vertova, il Centro Sportivo di Ranica, insomma l'Atletica Casazza, ma chi più ne ha più ne metta, perché effettivamente dobbiamo dire che di società sportive a questa 12ª edizione della Corrida di San Gerolamo hanno partecipato, dicevo, le società sportive hanno partecipato numerose. Ed eccole qua, questo è il secondo passaggio. Attenzione, perché mi pare che la Mame Diarra della Polisportiva Bottanucco abbia preso un leggero margine. Andremo a vedere fra poco al termine di questo passaggio. Qui siamo a circa 400 metri dalla conclusione, 300 metri via. Adesso misurare poi i metri non è certamente facile così a occhio. Comunque in totale sono 950 metri del tracciato e dopo aver visto queste immagini che ci documentano appunto queste 23 ragazze, saranno poi in 23 categorie esordienti, attenzione, che andranno a chiudere la loro prova, vi daremo naturalmente anche la classifica. Classifica naturalmente ufficiale, ed eccolo qua l'arrivo proprio della portacolori della Polisportiva Bottanucco Atletica, Show Meme e Diarra, che precede la rappresentante del Brembate Sopra, Serena Tironi, al terzo posto Rebecca Provenzi dell'Atletica Urgnano, quarto posto per Sabrina Zanga dell'Atletica La Torre e al quinto posto Aurora Lodovici dell'Atletica Polisportiva Bottanucco.
E mentre si apprestano a partire, non numerosissimi ragazzi, sono una quindicina della categoria maschile degli esordienti, ecco, questo ci ha lasciato un pochettino così riflettere, perché sono davvero pochi, ci si aspettava naturalmente qualche numero in più per queste categorie, ancora dei giovanissimi, classe 2002-2003, invece purtroppo non sono, come dicevamo, tantissimi. Dicevo che sono in gara tutte le categorie, un totale all'incirca, di da quello che abbiamo potuto vedere e raccogliere i nostri dati, almeno 400 circa i partecipanti, fra i grandi e i piccini, perché poi questi sono i più piccolini. Ci saranno anche due gare promozionali, le vedremo al termine delle gare giovanili, prima di tuffarci nelle gare dei più grandicelli. Per questa categoria degli esordienti, stessi metri, 950 metri, dunque due giri corti del tracciato, e vedete che noi cerchiamo anche di indirizzarvi mentre c'è il passaggio al termine del primo giro, e c'è già questo piccolissimo Stefano Pedrana del gruppo sportivo Aerobico, che ha preso un largo margine di vantaggio nei confronti di chi lo sta inseguendo, e credo che ormai per lui possa arrivare tranquillamente la vittoria, anche se è presto per dirlo perché manca un giro, ma l'abbiamo visto davvero piuttosto diciamo deciso nella sua azione. Ancora una sbirciatina ai giardini vicini con la Biancaneve e i Sette Nani, ancora con Stefano Pedrana che guida saldamente la gara, vedete, ha anche un bel passo questo ragazzo, e dunque credo che per lui, lo andremo a vedere fra poco con la prima telecamera, non ci saranno problemi andare a vincere questa gara. E le immagini ci raccontano anche di favolosi grappoli d'uva, visto che questa è la zona, mentre Stefano Pedrana, ve l'avevo anticipato, del gruppo sportivo Aerobico, va a chiudere la sua prova precedendo Fabio Totis dell'Atletica Casazza, al terzo posto Kilian Rossi dell'Atletica La Torre, eccolo che arriva. Al quarto posto poi Francesco Cortesi del Gava Vertova, e al quinto posto Justin Gerard Lodovici Baratelli dell'Atletica Polisportiva Bottanucco. E noi adesso con le immagini ci trasferiamo alla partenza della categoria ragazze, e qui questa categoria deve compiere un giro in più, vale a dire tre del percorso breve, tre giri, e dunque per un totale di 1 km e 350 metri. Andremo a vedere fra poco come se la caveranno queste ragazze. Ripeto, qui tutto sommato sono in un buon numero, lo dobbiamo dire, perché in totale sono le ragazze sono circa una trentina, forse qualcheduna in più. Eccole qua al primo passaggio dopo la partenza, le potete vedere ancora tutte molto, molto raggruppate, insomma, nemmeno a dirlo, sicuramente poi qualcheduno già subisce il percorso, un percorso comunque molto bello anche quando si snoderà proprio nella parte nuova, diciamo così, dell'abitato di Torre dei Roveri. Il percorso, questa è la parte centrale, proprio dietro alla chiesa, praticamente il percorso si svolge tutto nella parte centrale, mentre poi il giro grande andrà a toccare la parte nuova, tra l'altro molto bella, con delle costruzioni davvero splendide. Allora, qui ci sono i bei nomi di quella che è questa categoria delle ragazze, insomma.
in particolare con la portacolori della Torre Gael Rossi e di Rafika Saili dell'Atletica Casazza, ma poi abbiamo la Mostabilini del Gav Vertova, abbiamo la Baratelli, Lucrezia Baratelli della Polisportiva Ardesio, insomma diverse atlete anche di casa nostra, in particolare appunto la Valseriana come la Mara Scainelli sempre del Gav Vertova o la Marta Giovanelli dell'Atletica Saletti. Andiamo a vedere fra poco che cosa succederà. Ecco qui intanto arriva, siamo nel corso del secondo passaggio, non voglio tediarvi troppo con un commento che sarebbe magari anche fuori luogo, e allora gustiamoci assieme queste immagini. Ed eccoci ormai, eccoci qua proiettati, attenzione c'è l'arrivo in volata e se la giudica questa gara la portacolori dell'Atletica Polisportiva Ardesio, Lucrezia Bratelli che non è da molto che gareggia o perlomeno che si è affacciata a questa disciplina, ma che invece sta raccogliendo parecchie soddisfazioni. È riuscita a battere in volata Rafika Shaili dell'Atletica Casazza, terza Gael Rossi della Torre, al quarto posto la Mostabilini, Ambra Mostabilini del Gav Vertova, quinto posto per Claudia Locatelli della Polisportiva Brembate Sopra, mentre al sesto posto c'è la Scainelli sempre del Gav Vertova e al settimo la Giovanelli dell'Atletica Saletti. A seguire tutte le altre ragazze.
Categoria maschile, dunque i ragazzi, qui sono qualcheduno in meno rispetto alle femminucce di pari età che abbiamo visto poco fa, sono circa una ventina i ragazzi, però qui attenzione perché abbiamo alcuni protagonisti come quel Alain Cavagna che è davvero ultimamente si sta facendo notare in quello che è il segno di una famiglia che è davvero per quanto riguarda la corsa e l'atletica in generale ha davvero qualche come possiamo chiamarli, geni in più, ecco, forse è questo che magari può far la differenza. Intanto vedete tutto il gruppo centrale di questi 20 ragazzi, anche qui abbiamo tante società anche della Val Seriana, la Polisportiva Aldesio, il Gav Vertova, naturalmente poi l'Atletica Saletti e così via, dunque dimostrazione che ancora questa atletica sa dare emozioni anche per loro, tre giri del tracciato. Ed eccoci proiettati all'arrivo, anche la nostra prima telecamera, la Emi Moretti, deve correre per andare a posizionarsi, riesce a farlo per cogliere l'arrivo di Alain Cavagna dell'Atletica Valle Brembana, manco a dirlo, è lui che va a vincere e mette in fila Davide Mazzocchi, secondo della Polisportiva Ardesio, terzo posto per Marius Palinkas del Casazza, quarto posto per Andrea Cortesi del Gav Vertova, poi ancora un atleta dell'Alta Valseriana proprio della Polisportiva Ardesio, al quinto posto Manuel Bergamini, a seguire Luca Tottis del Casazza e al settimo posto Davide Guerinoni dell'Atletica Valle Brembana, ottavo un altro Davide che di cognome fa Pezzera e gareggia per il Gav Vertova. Thank you.
Ed ora andiamo a vedere come se la cavano le cadette, per loro da compiere un giro piccolo del tracciato più un giro grande che misura circa 1300 metri, mentre il giro piccolo vi ricordo che è di 400 metri circa più il piccolo rettilineo finale, che naturalmente da percorrere due volte, cioè vale a dire quando si parte e quando si arriva, poi si risparmiano in totale 100 metri, comunque il giro piccolo di circa 400 metri. Eccole qua, anche qui naturalmente qualche problema per quanto riguarda i numeri, non sono mai tante queste ragazze di questa categoria, vi ricordo che qui siamo già negli anni 98-99, dunque hanno già 14-15 anni, anche come potete vedere sono già donne formate a tutti gli effetti, insomma, e naturalmente più la convinzione di farle gareggiare che non tutto il resto. Poi, come spesso capita e come spesso mi è capitato anche di raccontarvi, poi queste ragazze dopo magari qualche anno, speriamo che non sia così, poi ritornano e traggono comunque delle belle soddisfazioni. Il passaggio al termine del primo giro, qui purtroppo c'è stata una incomprensione, insomma, io pensavo dovessero fare tre giri corti anche le cadette, invece ne hanno fatto uno corto e poi uno grande, al che io ero posizionato sul giro corto e non ho fatto a tempo a rientrare con delle immagini sul giro lungo, immagini che abbiamo colto così proprio da lontano, un passaggio breve, tanto per farvi capire che comunque c'eravamo, pazienza, però c'eravamo sicuramente con la prima telecamera, con Emi Moretti che ha seguito l'arrivo appunto di questa categoria, arrivo che ha portato la vittoria a Beatrice Bianchi dell'Atletica Casazza al secondo posto. Eccola che arriva la Bianchi, se non vado errato, sì, è lei. Al secondo posto Viola Taietti della Polisportiva Cappuccinese, al terzo Federica Cortesi dell'Atletica Valle Brembana, che ha preceduto la compagna di squadra Noemi Zanella, al quinto posto Daba Mame Mbegue dell'Atletica Casazza, sesta Alice Cortesi della Saletti, settima Alessia Filisetti della Polisportiva Ardesio e poi le altre ragazze Federica Zanga, Yasmin Rota, Bruna Moraschini e così via. E ora obiettivi puntato sulla categoria maschile dei cadetti, eccoli qua, sono in una ventina alla partenza. Anche qui attenzione perché c'è Sebastiano Parolini, c'è Nordin Kouabou dell'Atletica Casazza, c'è Andrea Bellini del gruppo sportivo Orobico, ma c'è anche questo atleta che sta ultimamente facendo davvero bene, Abdelhakim Eliasmin della Brembate Sopra, classe 99, dunque ha un anno in meno rispetto a Sebastiano Parolini, è anche più piccolino nel fisico come del resto avete potuto vedere, ma sicuramente eccolo lì sulla destra proprio a fianco di Sebastiano Parolini. In pratica sono due atleti del Casazza e ancora con la maglia gialla appunto questo ragazzo Abdelhakim Eliasmin, questo è il nome esatto. Anche per i cadetti, per i cadetti c'è da compiere 2 km e 300 metri, vale a dire 600 metri in più, 700 metri in più rispetto alle pari età femminili e dunque anche qui abbiamo spazio e tempo per goderci queste immagini.
E andiamo sull'arrivo al traguardo con le immagini e andiamo a vedere che cosa succede. La gara l'ha condotta quasi tutta Sebastiano Parolini, ma c'è stato il ritorno durante l'ultimo giro di Abdelhakim Eliasmin del Brembate Sopra, che brucia in volata quasi il portacolori del Casazza, che precede a sua volta il compagno di squadra Nourdin Kouabou dell'Atletica Casazza appunto. Quarto posto per Andrea Bellini del gruppo sportivo Aerobico, a sua volta precede il compagno di squadra Giuseppe Fantoni quinto. Poi sesto Stefano Gatti del Gava Vertova, a seguire Matteo Tosoni dell'Atletica Bottanuco e poi quindi Mauro Bergamelli della Saletti e poi ancora gli altri atleti, come abbiamo detto circa una ventina alla partenza. E adesso le due gare promozionali per i più piccolini, qui sono gli anni di nascita praticamente dopo la categoria esordienti e dunque sono proprio i più piccolini in assoluto, ma è giusto farli gareggiare, è giusto farli avvicinare praticamente dal 2004, 2005, 2006 fino a chi ha 2-3 anni e così via. È giusto farli gareggiare, ecco per esempio questa ragazzina va verso il papà che era lì e ha detto insomma papà io non voglio più continuare, si è messa a piangere, cose normali, insomma questi ragazzi magari non è il loro sport questo. Come abbiamo fatto anche per tutte le gare, la Corri nei Borghi eccetera, le gare che noi normalmente seguiamo dove ci sono queste gare promozionali, per rispetto anche di chi semplicemente ha partecipato non diamo i nomi di chi è arrivato prima. Mandiamo queste immagini, forse anche più lunghe degli altri, dovevano compiere un giro solo del tracciato, ma che sono emblematiche sulla partecipazione di questi ragazzini, qualcheduno che ha già 5-6 anni, abbiamo visto la prima gara, quella femminile, questa è quella maschile, qualcheduno che invece è già un po' più grandicello. E guardate come scattano all'inizio, insomma qui le forze non vengono proprio dosate, chi ha uno sprint lo mette subito in mostra, poi magari arriva dietro. Non è il caso invece, mi pare, di quel ragazzino con la maglia blu, perché è arrivato prima, è passato prima qui alla, dopo i 100 metri iniziali e ha portato a termine, credo vittorioso, la sua corsa. Non so nemmeno come si chiama, non lo vogliamo dire proprio perché qui semplicemente era sufficiente, guardate questo bambino, eccolo qua, era sufficiente partecipare. Avranno tempo e modo per sentirsi, soprattutto e per, se questo sarà il loro sport, per cogliere le soddisfazioni, ci mancherebbe.
E dopo le due gare promozionali si comincia, ed è un modo di dire, perdonatemi, a fare sul serio, nel senso che qui vedremo la categoria allievi e sappiamo bene come insomma questi ragazzi ci tengono a fare bella figura, ed eccoli lì allora pronti a darsi battaglia. Non sono numerose soprattutto le donne, perché dobbiamo dire in pratica che erano soltanto in quattro, allora sono state raggruppate. Per regolamento le donne dovevano compiere qualche chilometro in meno rispetto ai maschietti, un giro in meno del tracciato, e invece praticamente li hanno fatti gareggiare pure loro sui sei giri, vale a dire per un totale di 3 km 200 metri. Erano quattro le ragazze, mentre gli allievi sono 11 alla partenza, 11 all'arrivo, dunque in totale 15. Ripeto, non è un granché importante vedere che davanti ci sono degli atleti che sicuramente già hanno fatto parlare, ne sentiremo parlare ancora per quanto riguarda il settore maschile, in particolare come Beggiato, come Ahmed Ouda del pool delle società di atletica all'Alta Val Seriana, così come Beggiato, come Danilo Gritti della Valle Brembana. Insomma, questi ragazzi che sicuramente hanno già hanno capito, hanno fatto la loro scelta, proseguono con quello che è il loro sacrificio, con quello che è la loro voglia di gareggiare e di primeggiare, e naturalmente speriamo lo possano fare. Invece per quanto riguarda la categoria femminile il cerchio si restringe parecchio, sono davvero pochi, ripeto, quattro le ragazze. Onore, e le dico in ordine di vittoria per quanto riguarda appunto questa gara, a Irene Faccanoni del pool delle società di atletica all'Alta Val Seriana prima, a Ilaria Bigoni della stessa società seconda, a Awa Sec dell'atletica Casazza terza e a Simona Togni della Torre che è arrivata quarta. Le cito subito perché onore a loro che c'erano, che hanno voluto gareggiare, tra l'altro confrontandosi con i maschietti, dunque pertanto lo dobbiamo dire, non è certo facile, insomma, magari dopo 3-4 giri vedersi, che so io, superare soprattutto dei primi, anche se non è assolutamente vero, perché devo dire che queste due ragazze hanno messo in fila peraltro anche diciamo alcuni bei maschietti, a dimostrazione insomma che quando ci si mettono anche le donne, ci sanno veramente fare. We'll be right back.
andiamo con le immagini all'arrivo per raccontarvi della vittoria di Danilo Gritti, davvero bravo a superare i due portacolori del pool della società di atletica Alta Val Seriana, in particolare Luca Beggiato che ha recuperato il secondo posto nei confronti di Ahmed Ouida proprio in volata, il suo compagno di squadra, e dunque Danilo Gritti che è riuscito a bruciare i due avversari proprio nei 200 metri finali. Al quarto posto Simone Marinoni del Gava Vertova, quinto posto per Mirko Buzzoni dell'Atletica Valle Brembana, sesto Alessandro Bianchi del Casazza, settimo Michele Giudici del pool delle società di atletica Alta Val Seriana, poi all'ottavo posto Daniele Frutti del Casazza, nono Diego Rondi della Villese e poi il decimo e undicesimo altri due ragazzi del Casazza, in particolare Fabio Pedretti e Paolo Vitali. Le premiazioni non sto ancora a raccontarvi, a dirvi cosa è successo, anche perché sicuramente vi abbiamo già parlato, noi abbiamo seguito anche queste fasi delle premiazioni per dare il giusto spazio anche a coloro, qui c'erano coloro che naturalmente salgono sul gradino del podio, però anche a coloro che hanno aiutato la polisportiva, i running di Torre dei Roveri hanno aiutato a allestire questa gara, vale a dire chi? Gli sponsor, li vedete là dietro, insomma fate voi, vuol dire che insomma anche noi siamo ben felici che ci siano queste società che aiutano, supportano in tutti i modi appunto quelli che sono gli sforzi delle società che organizzano. Organizzare oggi è più che mai difficile e chi riesce a organizzare per tutte le categorie una gara come questa, a chi riesce va davvero il nostro applauso. Ed eccoci qua la gara femminile assoluta delle categorie assolute, vale a dire Junior Premium, Junior Promesse, sì, Junior Premium, Junior Promesse, Senior Amatori e Master, eccoli qua, sono le ragazze adesso in gara. E ricordo perché per la categoria Master femminile c'è in palio il titolo provinciale, naturalmente. Allora, visto che i risultati qui da passare in rassegna sono parecchi, mentre vi lascio gustare queste immagini, vi ricordo che per quanto riguarda, dopo vi dirò chi ha vinto la gara, per quanto riguarda la prima posizione, però io vi dico i titoli provinciali a chi sono andati per quanto riguarda appunto le categorie Master. Per la Master 35 vince il titolo provinciale Daniela Vassalli dell'Atletica Gavardo 90 Libertas. Per al secondo posto Roberta Locatelli della Marathon di Almenno San Bartolomeo, questo è il secondo posto, San Sebastiano, non San Bartolomeo. Mentre al terzo posto della Master 35 vediamo di appurare se c'è anche una terza donna che ha questa età, eccola qua, dovrebbe essere Master 35 Sara Salvi del Gava Vertova, che è arrivata terza, però la maglia la indossa appunto, come abbiamo detto, Daniela Vassalli. Nella Master 40, qui bisogna andare naturalmente per esclusione, vince e diventa campionessa provinciale Fabiola Calzana dell'Atletica La Torre, la prima infatti della sua categoria a giungere sul traguardo, Fabiola Calzana, e dunque complimenti e la maglia di campionessa provinciale anche a lei. Al secondo posto Alessandra Pellizzoli del running di Torre dei Roveri, mentre al terzo posto, sempre per i Master 40, si piazza, andiamo a cercarla in mezzo a questo numero incredibile appunto di partecipanti, si piazza Nadia Calvi dell'Atletica Valle Brembana. Ecco, questo per quanto riguarda i Master 40. Dunque abbiamo detto già dei Master 35 con Daniela Vassalli e così via, adesso andiamo a vedere i Master 45. Vince Nicola Bettinelli e diventa campionessa provinciale, la portacolori dell'Atletica Marathon di Almenno, e al secondo posto Marina Peracchi del Gav Vertova, al terzo posto sempre del Gav Vertova Oriana Lanfranchi, al terzo posto Master 45. Per quanto riguarda i Master 50, mentre noi vi lasciamo andare ancora queste immagini, vince Elisa Pelliccioli del gruppo podistico Felter Sport di Puegnago e i complimenti vanno tutti a lei. Al secondo posto Daniela Bonaiti dell'Atletica Marathon di Almenno San Salvatore,
E per quanto riguarda i Master 50, il terzo posto va a Giovanna Gritti dell'Atletica Castel Rozzone. Questa è la Master, anzi no, secondo, chiedo scusa, rubavo il terzo posto alla mia carissima amica Nella Grigis dell'Atletica La Torre. Chiedo scusa a Nella, visto che sicuramente avrà visto appunto questa gara e magari diceva Lorenzo hai sbagliato, invece ho fatto a tempo a recuperare. Per la categoria Master vediamo se c'è la Master 55, dovrebbe esserci, mi pare, eccola qua, infatti vince Silvana Bonaiti dell'Atletica Valle Brembana, diventa campionessa provinciale, al secondo posto Carla Giovanna Gavazzini del club Pantera Rosa, il che è tutto dire. Per quanto riguarda invece, mentre vi lasciamo scorrere ancora queste immagini, eccola qua la vincitrice assoluta della gara, questa ragazza che naturalmente non la scopriamo certo adesso, la portacolori dell'Atletica Valle Brembana, categoria senior, però ripeto, per i senior non c'era una gara a livello regionale, ma non c'era in palio il titolo provinciale, e dunque la portacolori Daniela Belotti dell'Atletica Valle Brembana si deve accontentare appunto della vittoria, ma non del titolo, che poi verrà messo in palio probabilmente in un'altra gara. Al secondo posto, classifica assoluta dell'Atletica Futura SD, Ioanna Dreli Karz, non so da dove arriva questa ragazza, perdonatemi. Al terzo posto Daniela Vassalli, che già vi ho detto è arrivata prima dei Master 35. Al quarto posto assoluto Serena Scalvini dell'Atletica Marathon, e al quinto posto la Martina Bombardieri, categoria senior, dell'Atletica Bergamo 59, che dunque è andata a piazzarsi al quinto posto. Poi a seguire tutte le altre, io ripeto, non sto qui a documentarvi, a parlarvi di tutte, altrimenti ci vorrebbe davvero troppo tempo, anche se il tempo l'abbiamo, ma correrei il rischio di sicuramente sbagliare qualcosa, ma soprattutto di stancarvi con un commento dove tutti voi potrete per quanto riguarda le classifiche potrete trovare sul sito della FIDAL.
Ed ora ultima gara in programma, quella dei master maschile. Sono in totale 102 la partenza, qualche ritiro, arriveranno in 95, dunque grandi numeri come al solito. Eccoli qua da compiere un giro piccolo del tracciato più 5 giri grandi, 7 km in totale. Signori miei, anche qui abbiamo dei grandissimi nomi. Anche qui in palio la maglia di titolo provinciale per la categoria master, e dunque anche qui dovremo fare qualche sforzo in più per darvi giustamente appunto le varie classifiche. Iniziamo col dirvi che per quanto riguarda la classifica Master 35, che dovrebbe essere la prima classificata nei Master, cioè chi dai 35 ai 40 anni, se la giudica Marco Vezzoli dei Runners di Bergamo per quanto riguarda appunto i Master 35. Al secondo posto Butrio, chiedo scusa, no, questo è il nome della società, della Butrio Podismo, Manuel Togni, Master 35, secondo posto per lui. E al terzo posto dei Master 35 Ivano Codibue dell'Atletica Castel Rozzone. Andiamo nella Master 40, dove la vittoria ha riso a Dris Jezm dei Runners di Bergamo, e dunque vittoria per lui. Al secondo posto Ivan Percassi del Pool delle società di atletica Alta Valseriana, e nella Master 40 il terzo posto se lo aggiudica Ruben Mazzoleni dell'Atletica Valle Imagna. Nella Master 45 il primo posto è andato a Marco Premoli dell'Atletic Team. Adesso poi qui io prendetelo col beneficio di inventario, perché non vorrei, come l'Atletic Team non so se è una società di Bergamo, e dunque di conseguenza Marco Premoli credo che non possa vestire la maglia tricolore, perché se gareggia per una società che non è bergamasca non credo possa vestire la maglia tricolore. Questo mi pare il regolamento, poi ripeto, prendetelo col beneficio di inventario. Io lo cito così perché il primo della Master 45 è proprio lui, il secondo Michele Bigoni della Re Castello Radici Group, e questo sono sicuro che gareggia ed è bergamasco e a tutti gli effetti anche la società. E poi al terzo posto Marco Pasinetti del club Pantera Rosa, altro sodalizio che sinceramente non so se essere bergamasco. Comunque, primo per quanto riguarda la formazione dei Master 50 è Paolo Tomasoni, ma qui posso dirvi, a meno che sia cambiato il regolamento, però non vorrei sbagliarvi, perché Master Tomasoni gareggia per il gruppo podistico Ferte Sport di Puegnago, e questa società è di Brescia, perché è una società bresciana, e dunque credo che la maglia la vestirà di campione bergamasco Giovanni Renato Gatti dei Runners di Bergamo, così mi pare. Ripeto ancora, a beneficio di inventario, poi naturalmente chi ci segue, chi segue in particolare l'atletica, sa benissimo che queste sono diciamo così classifiche che io vi do, sono ufficiali, ma che devono tener conto appunto di quei cavilli che fanno parte comunque del regolamento. Secondo posto per Roberto Baldis dei Running di Torre dei Roveri per quanto riguarda i Master 50, mentre il terzo posto se lo aggiudica per il Marinelli di Comenduno Pietro Romelli. Questo sempre per i Master 50, sto guardando perché qui ci saranno anche i Master 55 e cercherò di aiutarvi anche nel decifrare come è andata anche per questi signori. Master 55, vediamo se trovo qualcuno qui fra la disamina di tutti gli arrivi, sicuramente ci sarà. Dovrebbe essere Giovanni Capasso dei Running di Torre Verove di aggiudicarsi il primo posto, Pietro Angelo Mazzolini di Atletica Valle Imagna il secondo, e poi al terzo posto Maurizio Berti dei Running ancora di Torre Verove. Ho visto anche un Master 60 e vado a vedere la posizione di classifica per quanto riguarda il Master 60, ed è Franco Possoni della Romano Running che va a vincere per questa categoria degli sessantenni, nella quale ci starei bene anch'io, cioè come età ma non come atleta chiaramente. Al secondo posto nella Master 60 vediamo chi si è piazzato, mentre noi continuiamo a vedere le immagini, poi vi documenterò della gara, che bellissima gara per quanto riguarda le prime posizioni. Master 60, secondo posto Fiorenzo Paggi della Bigaccia d'Ela,
e poi ancora c'è Andrea Di Nardo dei Runners di Bergamo. Poi c'è anche un Master 70, non mi, c'è anche 65, Stefano Rapizza dei Romano Running e Master 70. Il primo dei Master 70 è Giacomo Moleri dell'Atletica Treviglio. E poi naturalmente anche un Master 75, Master 75 Oscar Iacoboni del Re Euroatletica 2002 che si classifica al primo posto. Ripeto però, queste sono cose che poi dovrete vedere voi. Naturalmente io adesso direi concentriamoci su quella che è la gara per quanto riguarda i Master, perché qui nelle primissime posizioni è successo di tutto, ma non è successo nulla. La gara è stata molto bella sin dall'inizio, ha preso dopo il giro corto, ha preso l'iniziativa Michele Palamini del Gava Vertova e dietro a lui un certo Agnichia Lucas Mague ha cominciato ad inseguirlo, portacolori dell'Atletica 100 Torri di Pavia. E sembrava addirittura gli è arrivato proprio al penultimo giro, gli è arrivato sotto a Michele Palamini. Più indietro inseguiva Filippo Ba. E poi invece nel corso dell'ultimo giro, non so se perché non ne aveva più il portacolori della 100 Torri, non so se perché Michele Palamini ha prodotto un ulteriore sforzo, fatto sta che all'arrivo Michele Palamini è andato, ecco guardate prima era, ecco questo con la maglia verde, l'atleta appunto questo Magui dell'Atletica 100 Torri, Palamini con la maglia arancio del Gava Vertova è passato in precedenza, poi fra poco arriverà anche Filippo Ba e dunque la classifica per quanto riguarda questa Master, la classifica assoluta, vince Michele Palamini, vi ricordo 22 anni che abita a Parre e gareggia per il Gava Vertova, classe 91, dunque categoria promesse, al secondo posto questo Magnichia Lucas Mague, classe 94, giovanissimo, categoria junior, terzo posto per il senior Filippo Ba dell'Atletica Riccardi di Milano, quarto Benedetto Rola che ultimamente sto vedendo davvero bene, questo ragazzo della Bergamo 59, anche lui coscritto per modo di dire, ma non solo per modo di dire, visto che è la stessa età, ma noi amiamo definirli così coloro che hanno la stessa età, di pari età appunto Michele Palomini che va a piazzarsi al quarto posto. Quinto posto invece per Alessandro Spanu, categoria senior, e poi un altro master per il pool della Società Atletica Valseriana, Mohamed Houda, davvero bravo, che va a piazzarsi sesto. Settimo posto per Claudio Gamba, altro atleta di casa nostra del Gava Vertova. Ottavo posto Mattia Bonomi, sempre del Gav. Nono Giovanni Bonarini della Bergamo 59. Al decimo posto Driss Jetzem dei Runners di Bergamo, primo dei Master 40. Mi pare di averlo già citato, se non vado errato, poi qui sarà da valutare se può vestire la maglia di Master Bergamasco o meno. Questo, ripeto, sono cavilli del regolamento che andranno poi sviscerati e soprattutto documentati. Bene, noi siamo quasi in conclusione di questo nostro servizio, ci siamo dilungati qualche minuto in più, del resto le immagini a nostra disposizione sono davvero tante, però abbiamo avuto il piacere di raccontarvi questa 12ª edizione della Corrida di San Gerolamo, una manifestazione che ha richiamato al via più di 400 atleti e che la bravissima società dei running di Torre de Roveri, società sportiva dilettantistica running di Torre de Roveri, è riuscita a organizzare con il patrocinio del comune e con il supporto naturalmente della FIDAL e di tutti gli enti che di solito sono vicini a queste manifestazioni. Ripeto ancora, speriamo di avervi dato così anche attraverso le immagini della buona atletica, e questo era il nostro intento. Grazie per averci seguito, grazie in particolare anche a Emi Moretti per le sue immagini con la prima telecamera. A tutti voi, a risentirci alla prossima manifestazione sportiva.